dal Foggia al Monterosi, altro avversario, altre insidie, ogni partita fa storia a sé, una banalità? Non esattamente, la notte dello Zaccheria, bellissima in tutti i momenti che l'hanno scandita, va subito dimenticata. Per caratteristiche il Monterosi è una squadra completamente diversa, diversa sarà la sfida, non dovrà invece assolutamente cambiare l'atteggiamento. Colombo. Troviamo una squadra che sa il proprio valore, sa quello che deve fare, sa come sta e ha delle certezze. Quindi sarà una gara molto molto complicata e se la dovessimo affrontare nella maniera sbagliata, con presunzione, come dico sempre, troveremmo delle brutte sorprese. K.O. Vergani, prima convocazione per Aloy. Lo stoico cupone ci sarà, ma saggiamente non verrà rischiato. Lunedì il tesseramento ufficiale di Alessandro Crescenzi, che ha già firmato. Una sola novità rispetto all'11 che ha stravinto a Foggia. Tupta in attacco insieme con De Sogus e Lescano. Palmiero e Delle Monache partiranno dalla panchina. Monterosi, vera e propria favola. Provincia di Viterbo, poco più di 4.000 anime. Un presidente in procinto di cedere, Luciano Capponi, capace di portare la squadra a suon di vittorie dalla terza categoria alla Serie C. Lo scorso anno la prima storica partecipazione ai playoff. 7 punti in classifica, un attaccante molto pericoloso, tra i più bravi della Serie C, il 32enne Rocco Costantino, abruzzese di Scerne e di Pineto, re dei bomber delle girone, 6 gol in 4 partite, letale in area di rigore, soprattutto squadra organizzata, compatta, pochi spazi agli avversari, bisognerà muovere velocemente il pallone, presupposto fondamentale per i duelli individuali, gli uno contro uno, e per creare appunto superiorità nelle zone strategiche del campo. Occhio però alle transizioni, il Monterosi sa ribaltare velocemente il fronte. È una squadra che in alcuni elementi ha una gamba importante per le ripartenze, quindi se noi dovessimo forzare delle giocate, se dovessimo sbagliare anche nelle letture preventive, rischieremmo di subire delle transizioni che possono farci male. Ci vuole la grandissima intelligenza tattica e la pazienza di poter vincere anche al 90esimo, perché troveremo delle grandissime difficoltà. Ancora fuori Alessandro Rossi, altresì ai margini Gasperi, ex Ancona. Sistema di gioco 4-4-1-1. Alia tre pali in difesa Piroli, il gigante Mbende, Tartaglia preferito a Borri, non al meglio, il promettente Cancellieri. Sulle fasce Verde e Santarpia, Lipani e Parlati nel cuore del reparto nevralgico, tra le linee il 36enne Carlini a ridosso di Rocco Costantino. Allenatore il 68enne Leonardo Menichini, storico vice di Carletto Mazzone, grandissima esperienza, non proprio fortunati i suoi incroci col Delfino. 4 KO, un solo pareggio alla Rechi, febbraio 2016, Salernitana Pescara 2-2. È veramente una squadra forte, io la ritengo una delle favoritissime del campionato insieme chiaramente a Crotone e Catanzaro. Da quest'anno alla guida del Pescara c'è Colombo, che lei conosce bene. Sì, lo conosco perché siamo stati a Reggio Emilia qualche volta assieme, ci siamo visti, abbiamo parlato un po', perché lui è stato anche lui come me un ex reggiana, una persona per bene, un allenatore serio, preparato, che sono sicuro che riuscirà a tirare fuori il meglio dalla sua squadra. Sono tra gli ex Fabrizio Lucchesi, già direttore generale del Delfino dal 2009 al 2011, Federica Rogato, addetto stampa per 7 anni del club biancazzurro dal 2008 al 2015, l'ex Francavilla Alessandro Di Renzo, che ha giocato per un anno e mezzo con l'Under 17 del Pescara. Nella rosa laziale ci sono anche l'ex Teramo e Teramano Doc Alessandro Di Paolo Antonio, l'attaccante di Sant'Omero Davide Di Francesco, ex Ascoli e Teramo, il pescarese Francesco D'Antonio, ex Giulianova, soprattutto, come già ricordato, l'abruzzese di Scerne di Pineto, Rocco Costantino.